grazie, grazie, grazie. Ma come Calamara. Sei elegante. Eh sì, Elegantissimo. Sì, elegantissimo. Senti, gli autori mi hanno detto che sei un pochettino stanca. Sì. Sei un pochettino stanca. Sì. E quindi tu dovevi intervistare me. Sì. Facciamo che invece mi hanno dato le domande prese dal questionario di Schulz. Sì. Da fare a te. Che scherzo mi state facendo, ragazzi? No, nessuno scherzo. No. Mi hanno detto di intervistare Ma te. Davvero? Sì. Talmente amici, li conosciamo da sempre. Per no, cui... io non so niente, sono gli autori che hanno preparato le domande. Ah, non hai letto? No. E perché devo leggere? Le leggo qua in diretta. Va bene. Ci sono 10 buste. Scegli un numero da 1 a 10. Così scegliamo 5. La busta. 5? Sì. Hai scelto 5? Sì. Allora, 5. Busta numero 5. Va bene. Busta numero 5. E vediamo le domande che hanno preparato. Ecco qua. Ecco qua, come ma, i veri... scusa, ma non dobbiamo parlare del film tuo, noi? Sì, dobbiamo parlare del film. Però adesso mi hanno detto di fare loro, allora me l'hanno detto. Di farti l'intervista a te per risparmiarti. Per risparmiarti. Allora, ci vorrebbe un po' di atmosfera. Atmosfera? Sì, una musica dolcificante. Do bemol minore, sus maggiore. Per una intervista a una donna raffinata, garbatella... chic, una donna originale, innovativa, conto corrente, di gusto, gustosa, insomma una donna con la A maiuscola, Mara Venier. Grazie, la presentazione è meravigliosa, grazie. Domanda numero uno, cara Mara, sì. Ti piacerebbe condurre Domenica Inn? Eh? Che? Che fai, come Andreotti? Sì o no? Beh, insomma, sì. È una trasmissione importante. Domanda sì. Numero uno. Tutti noi artisti usiamo un nome d'arte. Io, per esempio, mi chiamo Nino Frassica, è un nome d'arte perché il mio vero nome all'anagrafe è Johnny Whiskey Caramel Supper. Tu, Mara Venier, che tra l'altro mi sembra che sia uno sponsor, no? La Mara Venier. Sì, no? Quella è un'altra. Qual è il tuo vero nome? Nonna Paperina. Domanda numero 7. Il tuo secondo bacio, perché il primo bacio... Il mio secondo bacio? Perché il primo bacio non si scorda mai. Vediamo se te lo ricordi. No, mi ricordo il primo, con una canzone dei Beatles. Una domenica pomeriggio, un festino in un magazzino a Mestre, un ragazzino... Ma senti, è vero che voi nel film, quando tu facevi cinema... No, mai baciato davvero. Ma dice che le attrici usano la lingua di pezza. No, non mai così... A stampo. Domanda numero 46. Ma che domande sono, dai. Come chiami tuo marito nell'intimità? Nell'intimità come? Nell'intimità. Ma quello non me lo ricordo proprio. Non ti ricordi il nome o l'intimità? Lui come ti chiama nell'intimità? Lui. Ma noi ci chiamiamo Bagigio e Bagigia, sempre. Già la risposta. Non nell'intimità, cioè sempre. Fuori e dentro. Bagigio, sai cos'è Bagigio? Bagigio, il bacio, un bacio. No, il Bagigio è una nocciolina americana. Sì, a Venezia si chiama il Bagigio. Tuo marito come chiama se stesso nell'intimità? Non si chiama. Domanda numero 7,50. Tatuaggi? Tatuaggi? No, non ne ho. A me piacciono i tatuaggi. Ah, sì? Io ho tatuato sulla schiena, cioè la squadra del Messina. Eh? Sì, intanto devo cambiare. Quando cambiano i giocatori devo cambiare le cose. Eh? Qua davanti c'ho la locandina di Altrimenti ci arrabbiamo. Sì. Poi c'ho una chiesetta qua, una specie di chiesetta. Una chitarra, dopo Gigi. Mi piacciono tutto i tatuaggi. Un tatuaggio. A te non piacciono i tatuaggi. No. Domanda numero 9. Mara, la tua carriera... È una carriera scoppiettante. Sì, molto. A 390 gradi. Qual è la tua canzone del cuore? E accennala. Hanno scritto così. Non ce l'ho. C'è una canzone del cuore? Non ce l'hai? Non ce l'hai? Messi Gray, forse. Quale? Messi Gray. Metti Gray. Messi Gray. Metti Gray, no, no. No, metti. Metti Gray, dai. Messi Gray, I Try, la canzone mia di Nicola. I Try. I try, I try, I walk.
le parole a memoria non me le ricordo. Però è questa, è questa. Sì, domanda numero 42. Mamma mia, ma cos'è? Il giorno più Lodelrune, scusa, no, c'è una macchia di pizza qua, non si vede. Rispondi lo stesso. Il giorno più Lodelrune. Più? Il giorno più Lodelrune, non so. Vabbè, dici oggi. Sì. Oggi. Domanda numero 2. Signora Venier, che voto dà alla sua sincerità? Ah, beh, 10. Dovrei 10. Imparare a essere meno sincera, farei meno danni. Peccato. Peccato. Detto sì, una bugia. Peccato, no, perché i voti andavano da 0 a 100. Ah, era da 0 a 100. Io pensavo da 1 a 10. Domanda numero 11. Signora Venier, nell'intimità si ritiene più soddisfatta o rimborsata? Non me lo ricordo più. Questa è una domanda spinta. No, questa è spinta. Se è spinta, no. Domanda numero 4. Nella vita hai più vinto o più grattato? Sono in parità. Domanda numero 16. Da anni fai la televisione. Ti piacerebbe tornare al cinema? No, perché ci si alza troppo presto la mattina. Dici sì. A vedere che? Vedere i film di Ferzan, Özbetek. E anche vedere School of Mafia, il film del quale parleremo. Adesso me ne devi parlare. Allora, tutti conosciamo la sua grande storica rivalità con Geggia. Sì. Quanto è preoccupata che il prossimo anno potrebbe prendere il suo posto a Domenica Hill? Ne sarei felice. Okay. Domanda numero 100. Ma è vero che quando ti hanno proposto di condurre Domenica Inn, all'inizio tu hai rifiutato perché quella domenica avevi una cresima? No, non è vero. Ho accettato Mara di Venier, corsa. La più amata dagli italiani, è venuto fuori così. Grazie. Applauso. Ecco qua. Nino, allora, ma non abbiamo un filmato per Frassica, non quello del film. Adesso arriviamo al film. C'era un filmato, un omaggio, e allora mandiamo un omaggio a te, amore mio. Meno male che c'ho memoria, guarda. A noi ci piace Frassica, a noi ci piace Frassica. Un bravo presentatore deve essere completo. Deve sapere ballare, cantare, suonare. Bene in pace, di pace in meglio. Buonasera. Papa Luga durante tre come professione faccio estetista. Segno zodiacale. Cancro. Sagittario da parte di mamma. Ladies and gentlemen, madame, messieurs, madame, messieurs. Oh tu, oh, me ne sono scordato la parte. Vorrei diventare maschera. Quello mi piacerebbe, cioè, alla Frassica, come fa Frassica. Cerchiate di essere elastici, se non lo siate, e siatelo, non essendolo, lo siate. Non ho capito niente. Insomma, una carrellata di balli e balletti. Di tante cose. Invece